Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve. In questo primo video di giornata parliamo di un argomento che mi avete richiesto in tantissimi. E allora ragazzi, siccome io mi ero perso la live della Fondazione Identità Bianconera, me la sono. Per ragioni lavorative, ragazzi, sto lavorando tantissimo in questo periodo. Gigio non è solo YouTube, Gigio è anche purtroppo altro, tanto altro lavoro e quindi in questo periodo non riesco a tenere insieme tutto. Adesso ci vorrà qualche giorno di ferie, ma di questo a voi interessa poco quanto niente. Ciò che vi deve interessare è che mi sono recuperato la live, l'ho guardata. E davvero ho tratto degli spunti molto molto interessanti e dobbiamo parlare di cose molto molto importanti che ho ascoltato all'interno di quella live. Quindi ne parliamo insieme in questo video. Prima di tutto però ragazzi, un like al contenuto fondamentale, fondamentale per la circolazione di questo video. Fondamentale, l'iscrizione lo state facendo in tantissimi ragazzi. Io vi ringrazio per quello che state facendo per questo canale, perché vuol dire ragazzi, vuol dire tantissimo per me e a livello morale, perché vedere questi numeri di iscrizione per me è un monito, è una spinta, è un continuare a battere il martello su questo chiodo. Vuol dire che ho tanti nemici e già quello mi dovrebbe far capire che sto facendo un buon lavoro e soprattutto vedere tanti iscritti in così poco tempo davvero, davvero mi rende fiero ed orgoglioso. E quindi ragazzi, continuiamo così, continuate ad iscrivervi, continuate a guardare i video, a farli circolare, continuate a condividerli perché li state condividendo in tantissimi. Ed inoltre, chi non l'ha ancora fatto, azionasse la campanella delle notifiche in modo da ricevere la notifica di ogni mio futuro contenuto e non perdersi neppure un video. Detto questo, prima di cominciare il video vero e proprio, ho due cose rapide da dire. Innanzitutto, ragazzi, ho scoperto che Identità Bianconera ha solo 2000 persone iscritte. Cioè, ragazzi, siamo i milioni. 29 euro l'anno. Non ascoltate le cazzate degli interisti, perché io ne leggo tante su Twitter e ne ho visti anche tanti YouTuber, tra cui quelli che fanno i dissing a me, che davvero ragazzi sono inqualificabili, inqualificabili in continuazione a ogni video. Loro naturalmente anche per questo saranno qui a guardare il video per poi a me ragazzi cambia niente perché loro mi danno visualizzazioni a questo punto. Però voglio dire, anche dare delle informazioni sbagliate, 29 euro al mese, assolutamente no. 29 euro l'anno, ragazzi, per sostenere una fondazione che non ruba i soldi a nessuno. E occhio, occhio a dire questa cosa perché stiamo parlando di avvocati, hanno i conti pubblici e una fondazione deve avere i conti pubblici. Naturalmente, questi soldi verranno utilizzati per le battaglie legali pro Juventus, come vedete anche nel loro slogan, in your defense, quindi è in nostra difesa, sono in nostra difesa. E Identità Bianconera non andrà in ferie, ragazzi, non andrà in ferie perché hanno fatto una richiesta agli atti per spronare la Procura Federale che sta dormendo perché Chinesi sveglia solo quando si tratta di Juventus e hanno preteso una risposta entro 2 settimane. 2 settimane che, se non sbaglio, scadranno subito dopo il 16, se ho capito male. Quindi da qui a qualche giorno, se Kine continuerà a non rispondere, loro faranno nuovi passi avanti in quel senso. Ma la cosa molto, molto, molto importante che hanno detto è che potrebbero decidere di fare qualcosa, un'azione legale proprio nei confronti di Kine. Proprio contro la persona di Kinè, perché ragazzi, è finalmente, io direi finalmente, ragazzi, finalmente, finalmente, perché Kinè finora ha
ha fatto il bello e il cattivo tempo contro la Juventus, perché gli è stato ordinato dai piani alti di fare questo, perché il signor Gravina doveva colpire la Juventus per ottenere la poltrona, per ottenere la poltrona UEFA, per ottenere gli europei, ed era ovviamente nell'interesse del suo compare Seferin. Adesso tutte le cause per plusvalenza sono chiuse nei cassetti. A proposito di questo, vi consiglio un ottimo video, se non sbaglio di venerdì, dovrebbe essere, di Claudio Zuliani, che è un giornalista juventino e che è assolutamente un giornalista juventino che diffonde la verità, perché in questo video Zuliani vi spiega che la Juventus è stata colpita per plusvalenze, quando quelle plusvalenze, pur essendo 40 e pur essendo state chiamate sistema, se tu fai, come vi ho detto più volte, tante azioni legali messe insieme, non può essere chiamato sistema illegale, perché un insieme di azioni legali è un insieme di azioni legali. Quindi la Juventus viene colpita per delle plusvalenze, un sistema di plusvalenze che cumulativamente incidono il 5% sul bilancio, quando le plusvalenze della Serie A per intero incidono sui bilanci di tutte le squadre di Serie A al 17%. Quindi le squadre come Napoli, come Roma e come Inter, i cui fascicoli sono chiusi nei cassetti della Procura federale, sono assolutamente impunite, ed è vergognoso l'atteggiamento della Procura federale. Quindi Identità Bianconera potrebbe, nel caso in cui continuano ad essere ignorati da parte della Procura federale gli esposti di Identità Bianconera, denunciare direttamente chi ne è. Non so, denunciare o con un esposto, vedranno loro, ma hanno detto: se non ci siamo fermati di fronte alla seconda carica dello Stato, voi sapete, loro hanno fatto una lettera al Presidente della Repubblica Mattarella per denunciare la truffa, la russa, scusatemi, mi viene così spontaneo, per denunciare la russa che va ai CDA dell'Inter con l'auto blu. Quindi non hanno paura di niente e non si fermeranno davanti a niente. Oltretutto, adesso hanno anche agganci tecnologici e possono beccare quelle persone che vanno in giro ad infamarli sui loro social. E da questo, ragazzi, vorrei mandare anche un messaggio ai miei amici, ai miei carissimi amici che vengono qui a dire costumatezze all'interno della chat, oppure a fare poi dei video dove dicono determinate cose. Per un semplice insulto informatico, in base alle persone che lo guardano, quindi dipende anche dal contesto, si parte da una base di 1.000 euro, ma si può arrivare anche a 5.000 euro. Quindi attenzione a ciò che scrivete, perché io non ci metto niente a mandare i documenti all'avvocato, che nel momento in cui riterrà opportuno andare a pescare queste persone, sarà semplice, ragazzi, sarà semplice, perché l'indirizzo IP, anche se fate dei profili fake, viene intercettato, ok? Quindi cerchiamo di non offendere gratuitamente le persone, anche perché c'è il rischio che mi paghiate le vacanze. Spero sia stato chiaro il concetto. Comunque, ragazzi, dicevo, Identità Bianconera va avanti ed oltre a paventare un intervento nei confronti appunto di chi ne paventano un intervento nei confronti di Gasperini, perché loro giustamente hanno detto: se Gasperini ha le prove di ciò che ha detto, innanzitutto non dovrebbe essere Gasperini a fare determinate denunce, ma l'Atalanta, con tanto di prove che la Juventus ha violato l'articolo 16,5, va appunto dalla Procura federale e fa apre un procedimento nei confronti della Juventus, come è facilmente fattibile se tutto questo è vero. Viceversa, se le dichiarazioni di Gasperini, che ragazzi io non lo farei, perché io a Gasperini voglio bene, Gasperini è torinese di Bugliasco, tifoso della Juventus, ex giocatore della Juventus, ex allenatore della Juventus Primavera nei primi anni 2000, cuore bianconero, quindi
Lui ha fatto quelle dichiarazioni per tirare acqua al mulino della sua società, per far capire che era in condizioni anche difficili ad operare, perché l'Atalanta sta facendo anche un brutto precampionato, perché dopo aver perso bruscamente contro il Parma e ha preso altri 3 gol da una squadra di infimo livello e tra una settimana giocherà col Real Madrid. Quindi probabilmente ha anche paura, però l'identità bianconera non si ferma davanti a niente. E ha detto che se Gasperini non dimostrerà che le sue parole siano fondate e può dimostrarlo facendo una denuncia, saranno loro a fare un esposto contro Gasperini. Quindi anche Gasperini rischia. Ragazzi, identità bianconera fa sul serio. Quindi la cosa che vi invito a fare, ragazzi, è iscrivervi al canale YouTube di Identità Bianconera. Seguire i profili social di Identità Bianconera, soprattutto quello X, che è molto 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 importante. Ma soprattutto, ragazzi, entrare, diciamo, all'interno della fondazione lo potete fare o con la membership con i 29 euro l'anno, oppure, ragazzi, con diciamo il ruolo di filantropo, che sono 109 euro l'anno. Comunque due cifre non eccessive, ne regaliamo tante a questo sistema calcio che per noi non fa niente, anzi, quindi andiamo ad ingrassare anche le tasche di gente come Beppe Marotta. Non diamo più soldi al sistema calcio, diamo soldi a chi difende l'onore degli juventini, perché neppure la Juventus lo fa, ma Identità Bianconera si è presa il compito di difendere l'onore di noi juventini. Queste cose hanno un costo, quindi sosteniamoli. Massima condivisione di questo video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fino alla fine, contro tutti e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!